Benvenuti a un breve tutorial su come smontare e rimontare il nostro clubliner. Questo video spiega come smontare le parti all'interno del clubliner per rimuovere facilmente lo sporco. Innanzitutto, togliamo il coperchio del robot. Quindi rimuoviamo il contenitore con i filtri. Ora utilizziamo il cacciavite in dotazione per allentare le quattro viti che fissano l'alloggiamento. Solleviamo l'alloggiamento e lo spostiamo passando sopra il tubo. Il nostro robot adesso dovrebbe essere così. Nel prossimo passo, ci occupiamo del tenditore. Allentiamo la vite di circa un quarto di giro. La vite non deve essere svitata in nessun caso. Ora, con un po' di destrezza, la cinghia di trasmissione può essere staccata dal rullo tenditore. A questo punto giriamo il clubliner e facciamo lo stesso sull'altro lato. Quindi allentiamo leggermente la vite contrassegnata. Anche in questo caso, la vite non deve essere mai svitata del tutto. Spostiamo con attenzione la vite verso destra per sbloccare l'asse. Per sfilare i rulli dall'asse, giriamo nuovamente il robot. Usiamo il cacciavite per spingere fuori l'asse che abbiamo appena sbloccato sull'altro lato. Adesso che abbiamo sfilato i rulli, possiamo liberarli dallo sporco senza fatica. I rulli hanno un lato dentato in cui scorre la cinghia di trasmissione e un lato liscio che deve essere sempre rivolto verso l'interno una volta montati. Adesso rimuoviamo i rulli anche sull'altro lato. Finito di pulire bene, possiamo rimontare i rulli. Il lato meno spesso deve essere rivolto verso l'interno. Quindi reinseriamo l'asse per fissare i rulli. Tenere in considerazione che l'asse ha un lato aperto e uno chiuso. La direzione in cui deve essere rivolto il lato chiuso dell'asse quando viene inserita dipende dall'apertura sull'altro lato del dispositivo. Dopo che l'asse è stata reinserita correttamente, stringiamo a mano la vite di bloccaggio. Quindi rimontiamo i rulli sull'altro lato del robot allo stesso modo. Adesso dobbiamo rimontare le cinghie di trasmissione. Il tenditore è ancora flessibile, dato che abbiamo allentato la vite precedentemente. Per riportare in tensione le cinghie di trasmissione, giriamo il rullo tenditore verso il basso come mostrato e stringiamo la vite. Se la piccola apertura è troppo in basso, ad esempio qui, la cinghia di trasmissione è tesa eccessivamente ed è necessario sostituirla con una nuova. Per rimontare anche la seconda cinghia di trasmissione sull'altro lato, ripetiamo i nostri passaggi. Quando abbiamo finito, rimontiamo l'alloggiamento passando sopra il tubo. Stringiamo le quattro viti dell'alloggiamento. Rimettiamo il box filtri e il coperchio e il gioco è fatto. Se avete trovato utile questo video, cliccate mi piace. Se avete domande, lasciateci un commento o visitateci su Facebook.